Amici ma soprattutto amici bianconeri buonasera ragazzi, buonasera. Il putiferio a Milano è scoppiato, il putiferio è scoppiato il putiferio. Milan Inter, soprattutto l'Inter, soprattutto l'Inter perché ci sono delle intercettazioni, delle intercettazioni dove non si può evocare... abbiamo capito, eh? Evocare. Non si può sbagliare eh? in poche parole non mi viene il termine pulito perché stelle eh, intercettazione nelle intercettazione si capisce benissimo che la società nero azzurra sapeva di questo sistema, di questo problema dove l'intercettato eh, gli intercettati il capo ultra parla con il signor Inzaghi e anche Zanetti dicendo che mi servivano due biglietti anzi no due, duecento biglietti per la finale se non sbaglio e Inzaghi risponde parlerò con Marotta e vi faremo sapere ci sarebbe anche dall'altro ma lasciamo perdere allora Ragazzi, voi lo sapete, almeno io non cerco vendette, non cerco, non cerco nulla. Però so soltanto una cosa, che la Juventus è stata massacrata, massacrata, massacrata. So anche che la Juventus, e qui cambia un po' tutto, cambia anche il pensiero mio, perché il signor Agnelli, che io calcisticamente parlando lo ritengo purtroppo dal 2017 in poi una ciofega. Ma il signor Agnelli denunciò, ha avuto il coraggio di denunciare i propri ultras e mettersi contro i propri ultras perché dentro lo Stato c'era il porcaio. Il porcaio che c'è adesso San assanzito perché, da quello che ho capito, biglietti venduti con una maggiorazione incredibile e parcheggi e bibite addirittura c'è di mezzo anche Fedex a questo punto veramente un, un giro di soldi impressionante ormai c'era veramente là un qualcosa di allucinante e capisco posso essere anche d'accordo quando si dice che le società sono, sono vittime lo posso anche capire però non si può tacere l'Inter sapeva Doveva denunciare, qui ce l'ha messa denuncia, doveva denunciare questo, questo, questo schifo. Ora l'Inter in conferenza stampa a Inzaghi ha praticamente detto no, non posso parlare perché la società mi ha detto di non parlare. Il Milan invece ha fatto un comunicato dove praticamente Daremo tutte le informazioni possibili che servono alla Procura e ci mettiamo a sua disposizione. Procura: Ma com'è possibile? Dico, poi uno deve credere, al... come può avere fiducia uno poi nella giustizia sportiva? Perché ora, qui entrerà la giustizia sportiva, bisogna capire cosa farà la giustizia sportiva. Come posso io pensare che la giustizia sportiva faccia una una. Agisca in maniera equa quando questo procuratore si presenta con la cover dell'Inter. Cioè, se avete il cervello, poi può essere un grande procuratore, può fare il suo mestiere, quello che volete, può essere il dio dei procuratori, ma non ti puoi presentare con la cover dell'Inter. Ma che ci prendete per il culo e ci prendete. Ci prendete per il culo e ci prendete. A questo punto, Marotta è recidivo. Non lo so se adesso l'allontanamento la, di Agnelli fu di peso dal fatto che eh, Marotta non voleva Ronaldo, quella, sicuramente ci sarà stato anche questo. Ma a questo punto penso che l'allontanamento di Marotta fu anche perché Marotta spalleggiava, come sta spalleggiando questi rapporti tra società e tifosi. Quindi, visto che Gonzalo Caglielli denunciò questa, questo brutto modus operandi, cacciò via Marotta. E Marotta si è ripetuta all'Inter. Le intercettazioni, ragazzi, non lasciano nessun tipo di dubbio. Non ci sono dubbi sulle intercettazioni, su quello che si dice. Non ci sono interpretazioni diverse. L'Inder faceva comunella con gli Ultra. Gli ultra gli diceva addirittura metti anche due punti. Esce la garra. C'era un, un, un continuo contatto con, con, con la società. Ma questo ragazzi non è scoprire l'acqua calda. Questo è normale, ormai lo sappiamo tutti. Naturalmente San Siro per la portata. Del, del numero di posti, della grandezza dello stadio, era diventato veramente, no San Siro, San Business. Ormai in Teremira non si faceva più neanche la guerra fra di loro. Là ci regnava il business, il business più totale, più totale. E infatti sono finiti in casa, C'è è scappato anche il morto per questa, per questa situazione, ci è scappato anche un morto se non sbaglio. Quindi ora la giustizia sportiva non lo so cosa farà, non lo so. L'Inter sicuramente ora è in imbarazzo più totale, perché purtroppo ci sono queste intercettazioni che la dicono lunga. Non so cosa succederà, però ormai... Il danno è fatto, non si può tornare neanche indietro. E ripetisco, Agnelli Agnelli ha avuto i coglioni per fare quello che ha fatto. Ha avuto i coglioni. E io questo lo devo riconoscere. Devo chiedere anche scusa. Perché io ho criticato, alla fine sono incettivo. Non si tifa più. Ormai è qua, ormai lo stadio è morto. Ormai... Perché? Perché perché lui aveva rotto questo filo conduttore, questo, questo, questo modo di ricattare la società. Perché la società era, era ricattata, era ricattata. Perché poi so, i, 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 le, 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 le società ricattano con il tifo, non fanno tifo, fanno silenzio. C'è un macello, un macello. Addirittura capi ultrainterista che non vi dovete comprare i biglietti quelli nostri que que con la maggiorazione se no ci sono bastonate per tutti cioè siamo arrivati a questi livelli cioè ragazzi è uno schifo il calcio ragazzi il calcio è uno schifo il calcio è uno schifo però ora siete nei guai siete nei guai non so non so come ne, ne, ne uscirete, però un procuratore che si presenta con la cover dell'India, fosse stato con la cover della Juventus, un procuratore a giudicare la Juventus, sarebbe scoppiato il fine mondo. Come si faceva? Cioè, ma togliela questa cover, benedetto, benedetto Santi Dio, togliela! Perché poi veramente uno è costretto a pensare di tutto e di più, perché poi Santoriello, quello di là che, 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 che come si chiamava? Che, che, che ti fa Napoli, e quando non fai il procuratore ti fa l'antiuventino, perché poi uno deve, deve pensare di tutto e di più brutta storia, brutta storia veramente, brutta storia, brutta storia. Io resto veramente scioccato perché il calcio veramente ormai sta diventando uno schifo. E bisogna avere le palle per, per denunziare e per cercare di togliere questo, questo marcio che c'è in ogni società. Questa è la verità. E lì io, io ribadisco, eh, Agnelli fece veramente. Un, un, grande, un, un grande lavoro. Certo, io cosa posso dire, da tifoso della eh, che è stato massacrato me, mediaticamente, report che ti fa la puntata, e adesso, e adesso come la mettiamo? Adesso come la mettiamo? Le iene, adesso come la mettiamo? giornale a destra, giornale a sinistra, l'andrangheta di questo, di quello. Cioè la Juventus ne è uscita a pezzi. E adesso? E adesso? Possiamo noi tifosi juventini sperare nella stessa diciamo, linea di pensiero, linea di condotta? Visto che considerato che qui ci sono delle intercettazioni che non lasciano dubbio a nulla o ad altre interpretazioni, possiamo? Non lo so, ma comunque. A certe volte penso che Simone Alves Simone e Simone abbia <coughs> abbia fatto la, la scelta più giusta quella di abbandonare questo calcio che è veramente, è veramente marcio vi auguro una buona serata ragazzi ma se ci ingassate fino alla fine forse io